Ciao a tutti. Allora, innanzitutto vi volevo dire una cosa, che se mi vedete col doppio colore, in realtà io non mi sono truccata. E non capisco come mai deve essere una questione di luce, o semplicemente ho preso più sole sul viso. Comunque, non vi volevo parlare di questo. Allora, poi il rossetto. Sto provando dei rossetti per Halloween. Per il trucco di Halloween, insomma, vediamo un attimino. Quindi questo rossetto che vedete, guardo lì perché me lo sto guardando anch'io, mi sbatte un pochino. Sì, effettivamente mi sta malissimo questo rossetto, non mi sta affatto bene. Volevo provare, insomma, ripeto, qualcosa per Halloween. È un rossetto che avevo preso dall'Avon tempo fa. Comunque, bando alle ciance e passiamo al motivo di questo video. Il motivo di questo video è un piccolo shopping che ho fatto da Kiko e ho preso veramente pochissime cose. Questa volta sono stata molto brava, mi sono limitata. Allora, ho deciso di prendere tre smaltini e come potete vedere sono tutti della stessa gamma di colori e sono questi tre, che sono uno più bello dell'altro. Allora, questo qui è quello che indosso in questo momento. Non so se riuscite a vederlo bene. Eccolo qui, ed è il numero 379. È questo bel viola misto a grigio, insomma, è un bellissimo colore. Poi non è un colore brillante, non è un colore shimmer, ma mi piace tanto questo colore. Invece, uno smalto iperglitterato, però io quando l'ho visto me ne sono completamente innamorata, è questo qui che è sempre un color viola, però ha dei glitter blu dorati, ramati, insomma, ha un effetto fantastico ed è questo qui. E questo è il numero 497. E poi l'ultimo della gamma, che è quello più chiaro, è questo qui ed è il numero 318. Eccolo qui. Questi smalti costano tutti 2,90 euro, quindi un vero affare. Voi sapete che comunque io prendo i prodotti alla Kiko solamente se sono in promozione. Se costano anche meno di 2 euro è meglio, però questa volta costavano 2,90 euro e li ho presi. Sono dei colori molto belli, per l'autunno credo che siano fantastici. Poi mi sono lasciata tentare da un prodotto dell'ultima collezione della Daring Game, mi pare si chiami così, ed è questo qui. E questo qui è il prodotto che io ho pagato di più, perché questo costa 7,90 euro. Io ho preso precisamente il numero 20 ed è questo splendido matitone che vi mostro subito. È viola, però che viola! È un viola top con questi glitterini fantastici che io ovviamente non riesco a farvi vedere in videocamera. Comunque, con questi glitter viola, dorati, blu, è qualcosa di spettacolare. Vabbè, non si riesce. E la cosa bella di questo matitone ombretto è che una volta fissato non va più via. Quindi, come vedete, riuscite magari a sfumarlo appena messo, ma poi non riuscite più. Infatti, come vedete, quello appena messo sono riuscita a sfumarlo. Quest'altro invece si è fissato ed è rimasto bello lì, fermo, immobile, impassibile. Vediamo se qui si vedono i glitter. Comunque, questo era il mio mini haul, veramente piccolissimo, ho cercato di limitarmi, non è il caso di fare altre spese. Anche perché so che stanno uscendo tantissime nuove collezioni per Natale di tutte le marche, di tutte le case, e siccome io andrò a Napoli a Natale, sicuramente non potrò fare a meno di passare da MAC e di nuovo alla Kiko, che comunque si trova lì di fronte. Per questo motivo ho deciso di prendere pochissime cose e di concedermi magari qualcosina in più per Natale.
Bene, io con questo ho finito, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!